seconda parte di questa giornata di studi sulla figura del lettore inizierà con un intervento di Pablo Dors che ci parlerà di silenzio, parola e lettore. Pablo Dors è uno scrittore, sacerdote, consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, è autore di diversi romanzi, tradotti anche in Italia, sia dall'editore Quodlibet che da Vita e Pensiero. Pablo Dors è autore di un fortunatissimo libro dal titolo straordinariamente evocativo ed efficace Biografia del silenzio. È un libro che in Spagna ha venduto quanto 150.000 copie, quindi un caso editoriale davvero di primissima grandezza e anche sorprendente che un tema come il silenzio, che sembrerebbe fuori corso, riesca a riscuotere sotto il profilo editoriale un successo così grande. E il libro è stato tradotto ovviamente da Vita e Pensiero 4 anni fa, è stato tradotto recentissimamente in Francia e sta per andare in libreria negli Stati Uniti. Vita e Pensiero, vi dico, ha appena pubblicato il suo ultimo romanzo Entusiasmo, che è proprio in libreria in questi giorni. Pablo Dors è, per così dire, uno specialista del silenzio, nel senso che è il fondatore, oltre che praticarlo lui stesso da moltissimi anni, è fondatore di un movimento in Spagna, di un'associazione che si chiama Amigos del Desierto, che si propone di abilitare, cioè di rendere capaci credenti e non credenti, di abilitarli a questa dimensione essenziale dello spirito umano. Quindi passo a lui la parola e grazie Pablo di essere qui con noi oggi. Tanto grazie. Non so se potrei chiedervi a quelli che state più lontano di avvicinarvi un po', se non è un grande dispiacere, un pochino più vicino, così che almeno io ho la sensazione di generare un po' di comunicazione. Se siete così gentili, quelli che state più lontano, così non parlo a isole, ma a una penisola, no? Vi ringrazio. Di solito, quasi sempre, comincio le mie conferenze in questo modo. Venite vicino, non andate così lontano, no? Non soltanto per l'importanza della vicinanza, senza vicinanza è difficilissimo che ci sia comunicazione, ma pure per il fatto di muovere il corpo. Tu stai lì seduto, io ti faccio alzare e muoverti. Allora, se il corpo si muove, può darsi che lo spirito si muova pure. Ma se il corpo non si muove, senz'altro lo spirito non si muoverà per niente. No. Quanti pigri, no? Va bene. Sei anni fa ho pubblicato, come ha detto il mio editore, un libro intitolato Biografia del silenzio. Da quel giorno che ho pubblicato questa Biografia del silenzio, non ho smesso di parlare. Questo è tutto quanto io vorrei dirvi questa sera. Allora vi ringrazio, tante grazie, grazie di fare. Questo è il messaggio.
Il messaggio è che silenzio e parola non sono opposti, ma sono le due versanti della stessa moneta. Se non capisci e vivi il silenzio, non potrai capire e vivere la parola, è al rovescio. Le vere parole nascono dal silenzio. Soltanto sono parole vere quelle che nascono da quell'interiorità che chiamiamo silenzio. E il vero silenzio nasce dalla parola. Con questo voglio dirvi che il mio discorso potrà toccarvi. Avete un criterio per discernere se vi tocca ed è se genera in voi qualche spazio di silenzio. Mi sentite bene tutti quanti? Si sente bene? Così così? Che posso fare? Vorrei cominciare questa relazione, questa conferenza, raccontando una piccola storia che mi è capitato 28 anni fa, quando è il giorno in cui io sono stato ordinato sacerdote. Io sono stato ordinato sacerdote l'anno 91 e allora è stata una cerimonia molto bella, l'avevo preparato con molta cura. C'era lì la mia famiglia, la mia comunità, i miei amici, insomma, molto bello. No? Il giorno dopo è stato il giorno della mia prima messa e allora io avevo preparato questa messa e in particolare questa omilia con molta cura, con questa tipica vanità giovanile, dicendo adesso capranno questi che cosa è una messa. Come si fanno le messe, no? Allora io ho fatto questa messa, questa omilia, sono rimasto molto contento quando siamo usciti dalla chiesa, tutti mi abbracciavano, mi dicevano come sei bravo, che bello, no? Così la chiesa c'ha futuro, tutte queste cose belle che si dicono, no? E è arrivato mio fratello piccolo, che si chiama Luigi, gli ho dato un abbraccio e gli ho domandato, Luis, che tal? Cioè, com'è andata? Ti è piaciuta? E lui mi ha risposto, molto male, Pablo, molto male. Io sono rimasto così un po' sconvolto, no? Non potevo parlare con lui in quel momento perché c'era tutta una folla di persone attorno a me, non potevo parlare con lui, ma un paio di giorni dopo gli ho chiesto perché mi hai detto che questa omilia, questa messa non è andata bene, no? Perché lui è regista di teatro e allora di queste cose si capisce un po', no? E allora mi ha detto, prima cosa, non sai leggere. E seconda cosa, nemmeno sai parlare in pubblico. Non sai, non comunica affatto. E allora io ho domandato, ma perché mi dici questo? No? Perché se tu vuoi parlare a tutti, devi parlare a qualcuno in particolare. Se parli a tutti, non parli a nessuno. Ma se veramente parli a qualcuno, se veramente parli a qualcuno, allora può darsi che parli a tutti, o almeno a molti. No? E allora, a fin di parlare veramente a qualcuno, tu devi guardarli agli occhi, alle persone. E se c'hai il coraggio, devi puntarli. Perché sì, gli altri staranno un po' impauriti, dicendo forse pure mi punta a me, su di me. E se lo sai, devi dire il nome, Giovanna, questo è per te. Allora tutti quanti saranno più attenti. No? Questa legge di comunicazione si potrebbe formulare così. Il modo di essere universale ed essere molto personale. La cosa difficile non è scrivere. La cosa difficile è essere te stesso. Se tu sei te stesso e scrivi, allora quello che dici può darsi che sia interessante. Ma la vera sfida è essere se stesso, essere molto personale. Tutta questa piccola storia per dirvi che quello che vorrei essere io con voi questo pomeriggio è
molto personale. Io non sono esperto in nessuna cosa, ma soltanto sono esperto nella mia vita, è quello che vorrei condividere con voi questo pomeriggio. No? E adesso sì, buon pomeriggio, come state? Per me è un grande piacere, un grande onore stare con tutti voi, grazie per questo invito che mi avete fatto, grazie all'Università, a Vita Pensiero, la mia casa editrice in Italia. Vorrei condividere con voi le due mie passioni, la creazione e la contemplazione, che vanno insieme. La creazione, letteraria nel mio caso, la parola, e la contemplazione, cioè il silenzio. Creazione, contemplazione, parola, silenzio, nello scenario dell'uomo, del lettore della parola che ha bisogno del silenzio, dell'uditore della parola che ha bisogno del silenzio. Allora questo è il contesto generale di questa conferenza intitolata Silenzio, parola, lettore. Potremmo dire creazione, contemplazione, essere umano che riceve questo mistero della comunicazione, della comunione. Allora questo intervento mio avrà tre parti. Prima, la pratica, perché vorrei che fosse molto pratico, non molto testimoniale. La pratica del silenzio, prima cosa. La pratica della parola, e parlerei sulla scrittura e sulla lettura, ambe cose. E potrei pure parlare su parlare e udire, però preferisco incentrarmi, dato che la lettura è l'argomento, scrivere e leggere, come vivo io la mia esperienza di scrivere e di leggere, e la terza parte, alcune conclusioni, no? Che possiamo estrarre di questa testimonianza, di queste parole. No? Allora, prima parte, la pratica del silenzio. Questo titolo, la pratica del silenzio, ci sta dicendo che il silenzio è qualcosa che si può praticare. Cioè, che una cosa è il silenzio esterno, che è molto importante, quello che possibilita il silenzio interiore, ma il silenzio interiore è una cosa che si può praticare, che si può imparare. Come tacere interiormente. In spagnolo, in castigliano, abbiamo due parole. Silenzio, che si riferisce all'esteriore, e silenziamento, cioè tacere interiormente. Perché di fatto abbiamo la mente piena di rumori. Se stiamo in silenzio esteriore, scopriamo il rumore interiore che abbiamo, bestiale. E non soltanto nella testa, ma pure nel cuore. Vuol dire che per cominciare a ascoltare, questa è la questione, ascolta Israele. Questa è la questione. Ascolta Europa. No? Bisogna imparare a tacere. La prima cosa, a fare vuoto. E allora, su questo, voglio dirvi una cosa che è una grande notizia e che quasi nessuno sa. È una cosa incredibile, ma quasi nessuno lo sa. Ed è che il tacere interiormente può impararsi. Uno può imparare a come non avere tanto rumore nella testa e nel cuore. Quell'arte di fare silenzio interiormente si chiama meditazione. E si può imparare. E chi ci insegna a fare questo? Ci insegnano i mistici. I mistici. Parlare di silenzio e di parola è lo stesso che parlare di mistica e poetica. Vanno insieme. E parlare di esperienza e espressione. Se c'è un divorzio tra mistica e poetica, l'espressione non è vera espressione. Perché c'è cosiddetta cultura ed è barbarie, dicevamo questa mattina, perché quella espressione non scaturisce
dalla vera esperienza, perché non c'è mistica. Questo è il guaio, questo è il problema. Questo è il problema. Il nostro problema non sono le parole. Le parole hanno perso tutta la credibilità perché non c'è silenzio, perché non c'è mistica. Questo è il problema. Noi abbiamo pensato ingenuamente che la mistica è per alcuni pochi privilegiati, e no. La mistica, cioè l'interiorità, è per tutti quanti. Questo è quello che io sono venuto qui a dirvi. Lo stesso che tu non cominci a parlare così dal nulla, ma tu vai a una scuola per imparare il mondo del linguaggio, tu devi andare a una scuola per imparare il mondo del silenzio. Tu non imparerai mai una disciplina se non sei discepolo. Io mi metto adesso qua, perché questa mattina quando Marianne ha parlato qua, mi è piaciuto tanto, mi diceva, Milano, buongiorno! Questo mi è piaciuto tantissimo, no? Che sembrava come i preti facevamo prima, no? Che si parlava così, no? Mistica. No? È un grande privilegio poter stare qui parlando di mistica. L'unico modo di parlare decentemente è perdendo la reputazione. Se tu hai troppa cura, troppa preoccupazione per quello che penseranno di te, stai perso. La prima cosa è perdere la reputazione, cioè che non ti importi se pensano che sono matto, allora è peggio per loro. Noi in Occidente abbiamo maestri del silenzio. I maestri del silenzio per noi sono soprattutto, non è che io voglio parlare della mia associazione Amici del Deserto, ma devo per forza dire che i nostri maestri del silenzio, nelle origini, sono i padri e madri del deserto. Di là nasce l'esperienza mistica occidentale. Allora, se noi non entriamo in questa scuola, che dopo ha fiorito in modi diversi, no? In tanti paesi, ma sempre in modo molto marginale, non impareremo. Non impareremo a fare l'esperienza interiore. Il fondo di quello che siamo ha bisogno di una forma. E questi padri del deserto, questa tradizione mistica occidentale ci porta forme per imparare a fare vuoto, a fare silenzio, per poter ricevere la parola. Quando la parola si riceve nel silenzio, non è possibile la barbarie. Questi, perché io adesso non posso darvi un corso di meditazione, di come si fa, questo sarebbe molto lungo e non è l'argomento di questa conferenza, no? Invece posso dirvi, su questo di silenzio, che i padri e madri del deserto ci offrono i tre strumenti fondamentali per cominciare a fare l'esperienza, il silenzio. E questi tre mezzi fondamentali sono la parola. Strano, eh? Imparare il silenzio per mezzo della parola, sì, la parola, il corpo e, diciamo, la respirazione. Respirazione si dice respiro, no? Qui ho bisogno di prendere le mossa dal nostro testo fondamentale europeo, occidentale, giudeo-cristiano, che è la Bibbia. Nella Bibbia si dice che quando Dio crea l'uomo, la prima cosa è crea per mezzo della parola, e disse Dio, facciamo l'uomo. Allora, tutto comincia perché Dio parla,
È una parola. Prima cosa. Dopo Dio, secondo questa mitologia biblica, prende la terra e comincia a fare la forma umana. No? Questo è il secondo momento. No? La terra, cioè il corpo, la materia. No? E terza cosa, insoffia lo spirito, affinché quella terra ci abbia vita. No? Allora, meditare, fare l'esperienza del silenzio, dell'interiorità, è proprio ripercorrere questo stesso processo. Recitare una parola. Questa è l'eredità del pellegrino russo, la sapienza orientale cristiana, cristiana ma orientale. Recitare una parola, fidarsi di una parola. Quello che i padri esicasti chiamavano la monologia. Una sola parola basta per salvarti. Fidarti di una parola, perché l'essere umano è corpo e linguaggio, una parola. Certo che quando noi ascoltiamo questo, noi che siamo occidentali abbiamo sfiducia. Diciamo, io questo non lo credo, che una parola sia capace di darci la salute che cerchiamo. Abbiamo sfiducia davanti alle parole. Perché abbiamo sfiducia davanti alle parole? Ma questo che sta dicendo? Perché abbiamo sfiducia? Adesso metto qua. Perché ci sono troppe parole. Quando io ero ragazzo in Spagna, la TV, c'erano due canali. La prima e la seconda. Non so qui in Italia, ma c'erano due canali. Quando io avevo 14-15 anni. E allora, con due canali io potevo vedere un film, potevo vedere le notizie e le vedevo. Adesso ho 100, già non vedo più. Nessuna notizia, nessun film. Perché? Perché sono troppo. Allora, la quantità impedisce che arrivi qualcosa. È troppo. Allora noi abbiamo troppe parole. E allora l'eccesso non fa possibile la comunicazione. E abbiamo sfiducia davanti alle parole pure perché pensiamo che tutte le parole sono mentali. Invece no, non tutte le parole sono mentali, ci sono parole spirituali. Se io ti dico di cuore ti voglio bene, se io ti dico di cuore ti voglio bene, quelle parole non sono mentali, sono spirituali, cioè danno nutrimento all'anima, la fanno forte all'anima. Allora, come recuperare il valore spirituale delle parole? Questa è una grande domanda. Come non pensare che sono puramente cose mentali, se volete... Qual è la differenza tra un discorso intellettuale, che è necessario, ma limitato, e un discorso sapienziale? Che differenza c'è tra l'intelligenza e la sapienza? La differenza è che l'intellettuale vuole entrare nella realtà per capirla, invece il saggio non vuole entrare nella realtà, ma permette che la realtà entri in lui. È diverso. Non c'è questa voglia di penetrare, ma di lasciarti toccare per le cose. E questo è questo che noi non abbiamo imparato a fare. A noi ci hanno insegnato a essere intellettuali, ma non saggi. Ci hanno insegnato a entrare nella realtà per capire come funziona il cervello, come funziona quella macchina, come funziona... ma non a ricevere. Il nostro guaio è che non sappiamo ricevere. Ci hanno detto nel cristianesimo amatevi, ma non ci hanno detto sufficientemente come a voi stessi. Bisogna imparare a ricevere, non soltanto a dare. Allora, questo è il problema della parola, no? Il problema del corpo è che noi siamo tutti quanti intellettuali idealisti, cioè viviamo delle idee,
È curioso, abbiamo una religione del corpo, un Dio che si fa carne, invece noi abbiamo una mente così e un corpo piccolino. Non crediamo nel corpo. L'eredità dei mistici cristiani e di tutte le altre religioni pure, capita lo stesso, è che è questa, la via per eccellenza dell'interiorità è la corporeità. Se non è corporale, non è spirituale, è idealista, è ideologico. Tutto quanto noi diciamo di credere, se non passa per il nostro corpo, se non ci stigmatizza, non è vero, non l'abbiamo verificato. Allora bisogna lavorare corporalmente, questa è una grande sfida. Come si può insegnare il corpo nell'università? Bisogna fare un ginnasio qui, una palestra? Che bisogna fare qui? L'ultima eredità dei padri del deserto è lo spirito, cioè il soffio, no? Il respiro. Il respiro, si dice respiro o respirazione? Respiro. Non mi rispondete. Respiro. Respirare, come si dice? Respiro o respirazione? Respiro, ecco. Meno male che c'è qualche feedback, no? Il respiro è un movimento fisiologico di accogliere e dare, ispirazione e espirazione, un doppio movimento. Questo movimento fisiologico è analogo al movimento spirituale per eccellenza, che è accogliere e donare. Allora, respirando coscientemente impari il ritmo spirituale per eccellenza, che è ricevere e dare. Se vuoi sapere se tu hai una vita salutevole, buona, costruttiva, guarda se c'è un'armonia, un'equivalenza tra quello che ricevi e quello che dai, quello che aiuti e quello che ti lasci aiutare. È questo che insegna il respiro e su questo parlano i mistici. Bene, fino qui, perché si potevo dire tante cose, ma fino qui la pratica del silenzio. Adesso passiamo alla pratica della parola. Primo capitolo, la scrittura. Io vorrei condividere con voi 4 o 5 leggi, ritmi che io ho imparato dopo 30 anni scrivendo ogni giorno, perché per me lo scrivere, prima cosa, è una vocazione, cioè una voce interiore. Questo vuol dire vocazione, ma non soltanto una vocazione, ma è un mestiere, cioè qualcosa che mi metto a fare ogni giorno. E non soltanto è un mestiere, vocazione è un mestiere, ma è pure uno stile di vita. Cioè tu sei scrittore non soltanto quando scrivi, ma sempre. Sempre c'hai questo sguardo tipico dell'artista o dello scrittore o di quello che vuole essere scrittore. Allora, quali sarebbero queste leggi? No? Le condivido perché dopo si capirà che di qua rimane un concetto di lettura molto preciso. E perché lettura e scrittura, silenzio e parole sono, come dicevo, le due versanti della stessa moneta. No? La prima legge. No? Fidarsi. Lo scrittore deve fidarsi dalla sua mano, non dalla sua testa. Scrivere è un mestiere manuale, non mentale. Questo che significa nella pratica? Nella pratica significa che io non penso un'idea e dopo la scrivo, ma scrivo e mi incontro l'idea. Il corpo è più saggio. Il corpo sa che cosa devi tu raccontare. La cosa più difficile per un scrittore non è scrivere, ma è sapere che cosa deve scrivere. Si possono scrivere tantissime cose,
qual è la storia che tu e soltanto tu puoi raccontare. Questo è il fidarsi della tua mano. Io ricordo, io ho scritto 10-12 libri, e fino al libro 6º, 7º, 8º, penso che il 7º, non parlavo mai di Dio, né di spiritualità. Erano libri molto mondani. Tutti mi dicevano, ma come mai tu, essendo un prete, non parli, non scrivi su Dio? Io obbedisco quello che c'è dentro di me, si vede che non è così importante come io pensavo. Bisogna lasciare che venga fuori quello che tu hai dentro. Non giudicarlo, ma permettere che venga fuori. No? Fidarsi dalla mano. E questo è bellissimo, perché vuol dire che lo scrivere, e il vero leggere pure, non è semplicemente un atto di comunicazione, che già sarebbe una grande cosa se è un atto di comunicazione, ma è un atto di rivelazione. Cioè lo scrivere ti racconta cose che tu non sai di te stesso. Tu lo stai scoprendo in questo momento. Non una cosa che tu sai e trasmetti, ma la scopri in quel momento. Questo è il bello. Questo è il bello. Prima legge. Seconda legge. Innamorarsi del cammino dello scrivere. Cioè non soltanto della meta, dello scopo finale, ma del cammino stesso. Se tu come scrittore stai troppo preoccupato per il libro che vuoi scrivere, il libro non viene fuori, non nasce. Tu stesso ti fai difficoltà. Allora è importante godere del cammino. Io tante volte nelle omelie dico, Cristo diceva di se stesso, io sono il cammino. Non diceva io sono la meta, io sono lo scopo, io sono il cammino. Allora il nostro sguardo deve stare sul cammino stesso, non soltanto non soltanto sulla meta, sulla fine. Che cosa è un cammino? Un cammino è terra sotto i tuoi piedi e un orizzonte al quale tu tendi. Va bene, l'orizzonte sta lì, devi averlo presente, ma pure devi avere molto presente la terra. Se non ami la terra, non arriverai mai all'orizzonte. La seconda legge è amare il cammino, amare lo scrivere. Terza legge fondamentale dello scrivere, questa è fondamentale, è la più difficile. Sopportare la propria stupidità. A me alle volte in qualche intervista in Spagna mi hanno detto, chi è uno scrittore? Uno scrittore, ho risposto io, è colui che sopporta di più la sua stupidità. Se tu la sopporti, puoi diventare scrittore. Ma questo è proprio così. Se tu veramente scrivi tutti i giorni, scoprirai una cosa inevitabilmente, ed è che quello che scrive in un 95%, forse 99% meglio, è una stupidaggine. E allora l'immagine che ti ritorna è ma come sono stupido qui perdendo il tempo raccontando sciocchezze. E allora abbandoni, lo lasci. Ma se non abbandoni e perseveri, diventi uno scrittore. Perché? Perché hai sopportato la tua stupidità. E questo che è difficile di diventare artista, sopportare la propria stupidità. Chi sopporta la sua debolezza, la sua vanità, non sfugge, ma impara a abitare con essa, quello diventa una persona. Guardate che queste leggi dello scrittore alla fin fine saranno pure leggi per essere persona, eh? Sopportare la propria stupidità, che vuol dire? Vuol dire non giudicarle e non condannarli, ma amarle quelle cose così stupide, pure sei tu, anzi, soprattutto sei tu.
Quando tu ami la tua imperfezione, amore all'imperfezione, questo è il perdono. Perdono è amore all'imperfezione. Allora non diventa distruttiva. Questa è la questione, no? Noi stiamo troppo abituati a giudicare e a condannare. Non giudicatevi, amatevi. Questa è una scuola. Non sfuggire dalla tua debolezza, dal tuo errore, dalla tua stupidità. Guardala con amore e diventerà un'altra cosa. Questo è quello che i cristiani chiamiamo redenzione, ma questo è un altro argomento adesso. Quarta legge. Non soltanto guardare il cammino, amare le tue ombre, ma non perdere di vista l'orizzonte. Questo è molto importante. Lo stesso che era molto importante non perdere la terra, non perdere il cammino, pure è molto importante non perdere l'orizzonte. Perché se perdi l'orizzonte, che cosa capita? Capita che ti stai innamorando delle ombre, degli errori, dei difetti. Io tento di fare una cosiddetta, così l'espressione l'ho inventata io, letteratura della luce. Ma ditemi per favore un romanziere della luce, che non sia del buio. Io ho lavorato 10 anni come cappellano in un ospedale a Madrid, Ramón y Cajal si chiama questo ospedale, si chiamava, e allora in quell'ospedale c'era una bibliotecaria, aveva una biblioteca lì per gli ammalati, e mi ha detto: Pablo, dato che tu sei il cappellano e pure sei un scrittore, fammi per favore una lista, un elenco di 100, così ingenua era questa bibliotecaria, 100 romanzi della luce che io possa dare alle malattie affinché muoiano in pace. 100 romanzi della luce. Ho fatto una lista con uno, Il piccolo principe di Saint-Exupéry. Questo è l'unico che puoi dare, che è un po' luminoso. Questo vuol dire che la letteratura si è innamorata del male. Tutta la letteratura deve essere una temporada nell'inferno, Rimbaud. Il cuore delle tenebre, Conrad. Perché? Perché hanno perso, questi scrittori hanno perso lo scopo, si sono innamorati delle ombre, delle imperfezioni. Come fare una letteratura della luce non kitsch? Cioè che si faccia carico delle ombre. E l'ultima legge è, che tento di seguire nella mia vita come scrittore, è fare letteratura che possa illuminare, non abbagliare. Si dice così, abbagliare, quando c'è troppa luce che non vede bene? Abbagliare, ecco. E di che dipende? Dipende se il tuo scopo è l'altro oppure stai innamorato di te e l'ego. Se tu vuoi che ti guardino a te, allora non fai una letteratura della luce, fai una letteratura egocentrica. Se tu vuoi trasmettere la luce, allora sì. No. Vuol dire che lo scrivere, il cammino artistico, è un cammino spirituale. Implica per forza una purificazione degli occhi, degli orecchi e del cuore. Saper vedere, saper udire, saper sentire, commuoversi. In questo senso scrivere è fare giustizia narrativa alla realtà. La realtà non sono soltanto schiaffi, ma pure carezze. La realtà non è soltanto quel treno che non arriva, ma quel 100 treni che sì che arrivano in orario. Va bene. La pratica non soltanto dello scrivere, ma pure del leggere. Vorrei dire pure qualcosa del leggere, della lettura, no?
vorrei rispondere a due domande. Come leggere e cosa leggere? Abbiamo tantissimi testi. Cosa leggere e come leggere? A mio avviso bisogna leggere in questo modo, consegnando il tuo tempo e consegnando il tuo spazio. E adesso spiego. No? Cioè, per leggere bisogna dedicare, consegnare un tempo. Prima cosa. No? Tu puoi leggere tutti i giorni, mezz'ora, un'ora, 5 minuti, consegnare un tempo. Io ricordo che quando ero bambino, io potrei riassumere il testamento, il legato, no? Il testamento, no? di mio padre, potrei riassumerlo in una sola frase che mi ha detto centinaia di volte, è quello che mi è rimasto di lui, che è questo: Pablo, approfitta il tempo. Questa è la sua eredità. Pablo, approfitta il tempo. Sono dovute passare decadi, anni, no? per capire che mio padre era sbagliato. Era sbagliato perché il tempo non bisogna approfittarlo, ma viverlo. Che è diverso. Perché se tu vuoi approfittare, vuol dire che stai mettendo pressione sul tempo. E sotto pressione nessuno sta bene. Allora, l'unico modo di sfuggire della pressione del tempo, cioè approfittarlo o perderlo, se non fai qualcosa stai perdendo il tuo tempo, perdendo la tua vita, l'unico modo è consegnare il tempo. Io consegno mezz'ora alla lettura, consegno mezz'ora alla meditazione, consegno mezz'ora a questa conversazione telefonica. Io consegno. Senza questo punto di partenza non funzionerà la lettura, no? Perché è proprio la consegna del tempo e la consegna dello spazio quello che fa che la lettura possa essere qualcosa costruttiva per l'anima. No. E qual è lo spazio che tu consegni alla lettura? Lo spazio interiore, la mente. No. La consegna dello spazio ha allo stesso tempo 3 pilari fondamentali che potrei enunciare con queste parole. L'ospitalità, l'intimità e la comunione. La prima cosa, leggere è accogliere un ospite, l'autore di quel libro. Tu gli apri uno spazio dentro di te. Forse sono stato io, non lo so, pensato che parlando della natura della luce è molto opportuno, no? Sono molto stanco. Tutto comincia quando accogliamo all'ospite. L'ospite, tanto meglio se uno straniero, cioè uno sconosciuto. Ad esempio, un autore su quale non hai sentito mai parlare. Ad esempio, Pablo Dors. Penso che tutti avete in mente questo brano del Vangelo, Luca 24, i 2 discepoli di Emmaus, che stanno parlando tra di loro nel cammino a Emmaus, come stanno delusi perché le cose non sono state come loro volevano, perché il suo maestro è stato assassinato. Allora appare un ospite, uno straniero, uno sconosciuto, un camminante, no? E l'accolgono. Lì comincia tutto. L'avventura d'essere persona, l'avventura del leggere comincia con questo atto di accogliere allo sconosciuto. Qual è l'ultima accoglienza, atto di accoglienza a uno sconosciuto che tu hai fatto? A quale sconosciuto hai ricevuto in questa ultima settimana della tua vita? Cioè hai permesso che entri nella tua anima qualcosa di nuovo. Questo è il punto di partenza. Secondo, ospitalità, intimità. Intimità vuol dire che si genera
un rapporto tra quello che hai accolto e tu, tra il libro, la storia che ti racconta e tu. Vuol dire che tu li ascolti e rispondi. Tu puoi rispondere perché prima ti hai svuotato, hai detto tutto, hai parlato delle tue disillusioni. E allora si genera il mistero dell'intimità, delle parole che tu parli, del silenzio, tu ascolti come l'altro ti dice. E la lettura è un atto di amore, un rapporto d'amore tra il lettore e l'autore, no? Cioè nel Vangelo di Emmaus Gesù si lascia spiegare tutto come se non lo sapessi e dopo che loro si sono svuotati racconta la parola affinché loro possano capirle, no? Allora i cuori cominciano a essere più morbidi, non così duri, no? E dopo il miracolo finale è la comunione, che è un passo al di là della semplice intimità, dello semplice scambio, no? L'altro è entrato dentro di te, sei tu. Allora quando Gesù sparisce in questo brano del Vangelo, i discepoli rimangono dicendo: non era il nostro cuore così commosso quando lui ci spiegava? Riconoscono che lui è il maestro nello spezzare del pane, cioè perché lui si è consegnato a se stesso, no? Allora quando tu capisci che l'autore si sta consegnando a se stesso, sta consegnando qualcosa molto personale, allora si genera questa comunione, allora si compie il miracolo. Questo è molto strano, capita poche volte, ma quando capita è una festa. Quando tu scopri un autore che ti tocca l'anima veramente, che dice questo è un fratello, questo, allora è una festa, è una festa. Allora come leggere così? Ospitalità, intimità, comunione. No? E per ultimo, cosa leggere? No? Prima, letteratura che sia arte, che non sia semplicemente tecnica. Su questo potremmo parlare dopo nelle domande, se volete, non vorrei estendermi adesso su questo. No? E poi, pure ho parlato ormai, letteratura della luce. No. E questo cosa significa? No? Se voi entrate in una libreria e prendete un romanzo e cominciate a leggere la controcopertina di questo romanzo, praticamente in tutti i romanzi o contro copertine di questi romanzi leggerete una frase più o meno così. L'autore offre una visione lucida e spietata della realtà. Sempre c'è questa frase. L'autore offre una visione lucida, cioè luce, ma spietata. No? Soltanto nei miei romanzi troverete l'autore offre una visione lucida e compassionevole. Non spietata, ma pietosa. Vuol dire che noi associamo la lucidità con la spietatezza o la crudeltà. E se è molto spietato, allora è molto vero. Se è compassivo, compassionevole, allora no. E questo vuol dire innamorarsi delle ombre, che dicevo prima, che ci sembra che quelle che parlano delle cose dure hanno più verità. Invece no. Vedere il bene è molto più difficile che vedere il male. Perché? Perché è molto più umile. Cioè è molto più quotidiano, molto più della terra. Fa meno rumore. No? Esige un'educazione dello sguardo, del cuore. Conclusioni. Così compio i miei 45 minuti. Conclusioni. Io vi propongo in questa università un'educazione con tre cose molto chiare che ho detto e adesso riprendo.
un'educazione non soltanto nella parola, ma nel silenzio. Imparare a fare silenzio. Imparare dai mistici, non soltanto dai poeti o dai scienziati. Senza questo non c'è niente. Sarà pura intellettualità, puro rumore, pure parole mentali, non ci sarà anima. Non ci sarà anima. E ci sarà barbarie. La cultura non servirà. Non sarà cultura culto, non sarà così. Sarà erudizione, sarà menzogna. Tanti intellettuali, tantissimi intellettuali, io penso che la maggioranza degli intellettuali, lo dico qui in università, non sanno niente della vita. C'è una testa così, ma non sanno niente della vita. Allora, un'educazione della parola e del silenzio. Un'educazione, seconda proposta, della mente, ma pure del corpo. Se separiamo la mente dal corpo, faremo pseudo-intellettuali. Che significa una cultura del corpo? Una cultura del corpo è quello che abbiamo visto questa mattina quando Marianne Wolf ha parlato. Non ha parlato soltanto con le parole, ha parlato con il corpo. Per questo è stato così bello. Non possiamo dividere la parola del corpo, perché formano una unità. E questo vuol dire che bisogna recuperare, e questo è un compito soprattutto della Chiesa, la liturgia della parola. Cioè la parola ha bisogno, il leggere ha bisogno pure di uno spazio rituale. Il rito è l'azione corporale. Cioè, leggere sta bene la lettera silenziosa perché questo genera provoca l'individuo, no? Produce l'individualità, ma pure la lettura genera comunità e questo l'abbiamo perso per completo. E l'ultima cosa, un'educazione della luce. Noi abbiamo letto troppo ai maestri del sospetto e per questo ascoltiamo tutti i discorsi con il sospetto dietro l'orecchio, come se dubitare fosse il massimo, ma il massimo non è dubitare, la filosofia non nasce dal dubbio, nasce dallo stupore davanti alla meraviglia. Allora, meno sintomatologia e più simbologia. Sintomatologia vuol dire che stiamo sempre cercando le ombre delle cose, che vuol dire dietro, la dietrologia, no? Invece simbologia è quello che ti unisce, no? non con il sospetto, ma con la lucida ingenuità. Non so se lo diceva quello Paul Claudel, che diceva questo della lucida ingenuità, la seconda innocenza. Che non è l'innocenza dei bambini, ma l'innocenza degli adulti che sanno, che non hanno perso il bambino, che c'hanno dentro. E finisco adesso sì con una piccola storia, che mi piace molto, dell'uomo primitivo, quando questo uomo primitivo scoprì il fuoco con due pietre, ha scoperto il fuoco, allora è andato a condividere in un paese vicino il fuoco. Guardate, facendo così viene questo fuori, non è bello? Allora ha condiviso questo e poi se n'è andato, è tornato a questo paese. Come va col fuoco? Come va l'esperienza col fuoco? E gli hanno detto, per noi è stata una grande cosa che tu ci hai fatto questo, ci hai dato questo dono. Vieni, li hanno portato al centro del paese dove avevano costruito una grande casa e dentro della casa c'era un'urna di cristallo, di vetro, e dentro quella urna di vetro c'erano le due pietre che lui aveva portato per insegnarle a fare il fuoco. Guarda se è importante che tutte le sere veniamo qui davanti a queste pietre e ci inginocchiamo e adoriamo queste pietre.
quando il saggio punta la luna, lo stupido rimane guardando il dito. Quando l'uomo primitivo è stupido, rimane nelle pietre invece nel fuoco. I libri si scrivono e si leggono non per rimanere nei libri, ma per accendere il cuore, per avere fuoco. Io ho tentato questa sera, questo pomeriggio, di condividere con voi un po' di questo fuoco. Tante grazie. Thank you.